Bentornato sul canale. Oggi video review negativa per un servizio di spedizione che utilizzano molti musicisti quando devono comprare e vendere strumenti musicali. Sto parlando di Spediamo.it. Voglio raccontarvi la mia triste esperienza con questo servizio di spedizione, che è estremamente conveniente dal punto di vista A, economico, costa davvero poco, B, ritirano il pacco fino a casa, quindi tu devi pensare soltanto a imballarlo, per cui da questo punto di vista, thumbs up, sicuramente vanno forte. Però hanno causato a me e all'acquirente del mio Ludwig Supraphonic, a proposito, ho venduto anche il Supraphonic. Dicevo, hanno causato sia a me che all'acquirente non poche rogne. Ho venduto il Supraphonic il 23 dicembre, una giornata abbastanza caotica, però ho pensato di richiedere la spedizione a partire dal 27, quindi sicuramente dopo le feste e in una parentesi tra Natale e Capodanno che non era proprio eccessivamente stretta. E quindi ho pagato e prenotato il mio ritiro, che doveva avvenire intorno al 28-29 dicembre. Mancato ritiro. Nessuno passa negli orari concordati. Fortunatamente avevo il Covid, quindi ero costretto a stare a casa, non avevo altre cose da fare, per cui sono stato tutti e due i giorni perfettamente fermo a casa attendendo il corriere. Nel momento in cui il corriere non passa, faccio il reclamo, scrivo una mail al servizio clienti di Spediamo.it e guardate cosa mi rispondono. Sin dalla prima mail, cioè quella in cui io vado a chiedere informazioni in merito al mancato ritiro, la risposta è che viene presa in carico la mia richiesta, come potete vedere qui, e si riprenota un nuovo ritiro. Purtroppo fino al 3 gennaio non ritira nessuno il pacco, quindi riscrivo il 3 gennaio, ma anche stavolta la risposta fornita è che verrà riprenotata una nuova consegna. Il ritiro non avviene, quindi riscrivo il 3 gennaio e ancora una volta viene riprenotato un nuovo ritiro e questa cosa va avanti di settimana in settimana e addirittura a un certo punto, quando io chiedo ancora altre delucidazioni, non dispongo di alcun codice di spedizione perché mi avevano chiesto il codice di spedizione ma non è avvenuta la spedizione, quindi loro alla mia richiesta di perché non è avvenuto il mancato ritiro mi rispondono: guarda, la spedizione devi avere un codice per capire dove è arrivata, ma la spedizione non è mai avvenuta e quindi io chiedo ancora informazioni per capire che fine ha fatto il corriere che deve ritirare. A questo punto c'è il paradosso più assurdo: io ho già pagato la spedizione e il ritiro, ma loro dal supporto mi scrivono alleghi copia del pagamento. Guarda qua questa cosa incredibile, alleghi copia del pagamento, è quasi come se loro non si fidassero che io avessi pagato, cosa abbastanza paradossale perché mi hanno anche mandato la fattura, te la faccio vedere. In questa mail del 27 dicembre mi arriva la fattura relativa all'ordine numero XYZ, quindi praticamente loro non solo mi avevano mandato la fattura che era presente in PDF allegata a questa mail che mi hanno mandato, ma poi se lo sono dimenticati e hanno voluto sapere, dopo che io mi lamentavo del mancato ritiro, se avessi pagato. Beh, che dire, questo servizio fa acqua da tutti i punti di vista. Il ritiro è avvenuto il 5 gennaio, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 10 giorni per ritirare un pacco. Ditemi voi se è normale. Ringrazio tantissimo per la pazienza Paolo, l'acquirente del Supraphonic, che ha atteso 10 giorni prima di poter vedere una tracciabilità di questo pacco, e spero che adesso si stia divertendo a suonare questo rullante eccezionale. Beh, cosa dire, io vi suggerisco di stare alla larga da Spediamo.it, però vi chiedo di commentare scrivendo la vostra esperienza, se avete usato questo sistema di spedizione o se ne avete altri da suggerire, per capire se è stato un caso isolato o perché eravamo sotto le feste. Ad ogni modo, secondo me un servizio che perde 10 giorni per poter ritirare un pacco non è un servizio che vale la pena utilizzare. Bene, adesso siamo arrivati alla fine anche per questo video, spero che ti possa essere stato utile, fammelo sapere nei commenti e io ti ricordo che se i miei video ti piacciono, cliccando qui e là ti potrai vederne altri due. Se invece clicchi qui al centro puoi iscriverti al mio canale, seguimi su Instagram, Facebook e TikTok, leggi gli articoli sul mio blog diventarebatterista.it, come sempre i link li trovi giù in descrizione. Se lo fai sei un grande, io ti mando un grande saluto e ti aspetto alla prossima. Ciao!